Come va la Mazda CX-30? C'è solo un modo per scoprirlo, provarla davvero, perché raccontare un'auto è facile, ma giudicarla in maniera oggettiva è tutto un altro discorso. Per questo noi utilizzeremo strumenti, prove, una pista e un vero ingegnere e alla fine vi racconteremo nero su bianco i pro e i contro. Perché qui oggi noi alla Mazda CX-30 daremo anche i voti con il mitico pagellone di automoto.it. Beh, intanto, che cos'è questa Mazda CX-30? Beh, una SUV compatta, lunghezza 4,4 metri, puro segmento C a ruote alte. Quali sono le sue rivali? Beh, tantissime, perché lo sapete, questo è il segmento che va per la maggiore, soprattutto da noi in Italia. E quindi Volkswagen T-Roc, Peugeot 3008, Toyota CHR e tantissime altre. Insomma, lei potrebbe interessarvi, se siete indecisi, tra queste altre auto che vi mostro in grafica. Nasce sulla stessa architettura della Mazda 3, da cui eredita un design curato, elegante, a tratti ardito, ma anche impostazione meccanica e motori. Ed è una vera auto giapponese, perché è prodotta nello stabilimento Mazda di Ofu, 1000 km a sud di Tokyo. La nostra vera prova non può che cominciare dai consumi, perché loro rappresentano la principale fonte di spesa, beh, naturalmente, oltre l'acquisto iniziale. Così ci siamo inventati un ciclo di prova in condizioni reali. Il temibile cappio di automoto.it. 150 km di città, autostrada e statali, dove il nostro ingegnere, in questo caso, è riuscito a fare in media poco più di 15 km con un litro. Questo significa che servono circa 9 euro per fare 100 km. Risultati ottenuti dal piede piuma dell'ingegnere, mixando il computer di bordo con il classico pieno pieno. E replicabili da voi. A proposito, siete riusciti a fare meglio con la CX-30 benzina a 150 cavalli? Raccontatemelo nei commenti qui sotto, se vi va. Un risultato, beh, non eccezionale in termini assoluti, visto che un full hybrid o anche un diesel riescono a fare meglio in termini di percorrenza, ma comunque buono per un benzina 2000 aspirato da 150 cavalli, proprio come questo. Merito del suo sistema mild hybrid a 24 volt. Il motorino elettrico qui dà solo una mano per la fase di riavvio e in ripartenza, ma non lavora mai in autonomia per far girare le ruote. Ma anche di altri accorgimenti, come l'alto rapporto di compressione, la corsa lunga e l'iniezione diretta, oltre alla possibilità di viaggiare a due cilindri ai carichi parziali. E se volete consumare meno, in ogni caso, esiste sempre il 1008 Skyactiv Diesel oppure il sofisticatissimo Skyactiv X, un benzina che però in alcune fasi funziona proprio come un diesel, cioè con accensione per compressione, un motore pensato proprio per consumare il meno possibile. E poi un'altra cosa interessante. La CX-30 è uno dei pochi SUV di questa taglia ad offrire anche la trazione integrale AVD. Un dettaglio tecnico da non sottovalutare, che aiuta a giustificare meglio la presenza delle ruote alte. Beh, ma com'è da guidare questa CX-30? Per scoprirlo, prima di tutto l'abbiamo messa per bene sotto torchio con i nostri strumenti e abbiamo scoperto principalmente tre cose. 1. Che accelera bene. Lo 0-100 si riesce a fare rimanendo abbondantemente all'interno della soglia psicologica dei 10 secondi. 2. Frena nella norma. Anche dopo numerosi tentativi l'impianto non si è mai affaticato. I metri in più che vedete sono da attribuire alle gomme invernali e anche alla pista umida. 3. Il suo vero tallone d'Achille è la ripresa. La
La scelta di rimanere fedeli all'aspirato è lodevole in termini di gradevolezza di guida, perché l'erogazione è regolare e precisa e fa sicuramente bene all'affidabilità. Ma è inevitabile che si paghi qualcosa quando si richiede tutta la potenza con le marce alte. Per darvi un'idea, basta guardare la differenza rispetto alla MX-30 elettrica, che, invece, è una vera campionessa in ripresa. Tradotto, se volete fare un sorpasso, soprattutto ad alta velocità, meglio scalare una marcia. Dove fa veramente la differenza quest'auto è nella dinamica di guida. Vi assicuro che semplicemente non esiste un altro SUV di questa taglia capace di restituire una simile gradevolezza di guida. Il merito è prima di tutto di questo meraviglioso cambio manuale, che mi ricorda un po' alla lontana quello della mia amatissima MX5. Innesti corti, rapidi, secchi, precisi, merce veramente rara nel mondo degli sport utility. Ma anche dello sterzo, non inutilmente pesante, ma non per questo pigro. Anzi, sa dimostrarsi sorprendentemente preciso e rapido. E poi dell'assetto, anche in questo caso più reattivo di quanto ci si possa aspettare da un'auto a ruote alte. Resta da fare la prova parcheggio. Non è difficile da parcheggiare perché è agile, il raggio di sterzata è buono, però c'è qualche problema di visibilità. I montanti anteriori A sono piuttosto massicci, ma soprattutto il grosso problema di visibilità ce l'ho al posteriore col montante C, che è veramente abbondante. Per fortuna c'è una bella retrocamera anche con visione a 360 gradi. Ok, si guida bene, ma come si sta dentro? Beh, intanto il comfort. I test dell'ingegnere hanno fatto registrare valori molto positivi, merito di un'insonorizzazione davvero ben curata. Una notizia, visto che soltanto fino a pochi anni fa le Mazda erano auto piuttosto rumorose. A livello di sospensioni, dietro abbiamo un semplice ponte torcente, che si rivela ottimo, come abbiamo visto, nella dinamica di guida. Restituisce invece reazioni un po' secche sulle sconnessioni, ma solo su quelle più aspre e difficili, come i dossi. Si sta comodi? Per scoprirlo abbiamo misurato centimetro per centimetro tutto l'abitacolo e ne abbiamo scoperte delle belle. Intanto si viaggia a una sessantina di centimetri dal suolo. Quel tanto che basta per sentirsi su un SUV, ma senza esagerare. E secondo me è un bene, perché ok la guida alta, ma sempre senza eccessi. Di sicuro non è il SUV più spazioso del mercato, però niente panico, dietro in due si viaggia comunque comodi, soprattutto se non siete degli spilungoni, come nel mio caso. Ci sono anche bocchette di ventilazione regolabili e dedicate proprio a chi sta dietro. Attenzione solo al tunnel centrale, che lima un po' di spazio vitale a un eventuale quinto passeggero, che dovrà fare i conti anche con uno schienale più rigido e stretto. E il baule? Anche qui abbiamo misurato con metodi infallibili. E abbiamo scoperto, anche in questo caso, un valore non da record, ma comunque sufficiente, considerata la taglia di questo SUV. Colpa del design esterno, molto affusolato ed elegante, che è bellissimo da vedere, ma finisce per limare sempre qualche centimetro all'interno rispetto alle auto più squadrate o cubiche. Per darvi un'idea più pratica e tangibile, ci siamo inventati una prova infallibile, con delle prestigiosissime valigie cinesi. Ne siamo riusciti a caricare una grande e tre piccole più uno zaino. Come dicevamo, quindi, nessun record, ma in vacanza ci si può andare tranquilli. E per quanto riguarda flessibilità e modularità? Nella norma, classico frazionamento 60-40. Attenzione però alla sponda, che non agevola il carico. Il doppio fondo c'è, ma è molto piccolo e su questa versione con woofer della Bose non c'è ruotino di scorta, ma solo il kit. Bene invece la chiusura elettrica, che è di serie. E la qualità? Anche qui il nostro ingegnere ha analizzato tutto minuziosamente e ha scoperto una qualità costruttiva veramente elevata. Accoppiamenti di carrozzeria veramente precisi, rigorosi e soprattutto regolari, anche tra materiali diversi. Soltanto una svista in questo punto.
E poi non poteva mancare la prova portiera. È vero, è soltanto un piccolo dettaglio, ma che comunque racconta sempre qualcosa della qualità costruttiva di un'auto. In questo caso un suono buono, bello ovattato, merito anche delle abbondanti guarnizioni. Quindi ben fatto. Ma dentro? Materiali e accoppiamenti sono di un livello mediamente più elevato rispetto alle concorrenti dirette. Guardate la plancia rivestita in pelle, oppure le ghiere, veramente belle da vedere e azionare. Ok, non ci sono le tasche floccate, ma per il resto il livello è veramente alto, quasi da auto premium. Uniche sviste? Il piano black risulta elegante, ma si sporca e si riga facilmente. E poi non ci ha convinto la chiave. Troppo leggera e poco rifinita. Su un'auto con questo livello di qualità ci sarebbe voluto qualcosa di più curato. Capitolo tecnologia. Anche qui troviamo una Mazda controcorrente e ci piace. Prendete lo schermo del sistema multimediale, per esempio. Beh, non è touch, si comanda esclusivamente attraverso questa manopola e questi tasti fisici, un po' come avveniva sulle BMW fino a un po' di tempo fa. È una scelta che io approvo in pieno, perché una volta che si prende l'abitudine ci si distrae molto meno, e poi così gli ingegneri Mazda hanno potuto installare lo schermo molto più lontano. Vedete, non ci arrivo con la mia mano, e questo mi permette di non continuare a cambiare la messa a fuoco del mio sguardo tra la strada e lo schermo. Il display non è enorme, 8,8 pollici, ma ha una risoluzione molto buona. E poi guardate la strumentazione, io la trovo elegantissima, pulita, un bel mix tra analogico e digitale, ma soprattutto è molto chiara da leggere e interpretare, il che non è così scontato sulle auto di oggi. Anche il sistema multimediale segue la stessa filosofia. Semplice, ma rapido e facile da utilizzare. Non ha servizi connessi e i comandi vocali non sono sempre efficaci. Abbiamo finito per utilizzare sempre, quindi, Apple CarPlay e Android Auto, che per fortuna non mancano. Bisogna solo fare un po' l'abitudine ad attivarli sempre dai comandi sul tunnel e non toccando lo schermo, come si fa sulla maggior parte delle concorrenti. Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, direi ormai irrinunciabili su un'auto contemporanea, ho trovato tutto, non manca niente. Monitoraggio degli angoli ciechi, cruise control adattivo con mantenimento della traiettoria e ovviamente frenata automatica di emergenza. Funzionano bene, nel senso che non si finisce mai per disattivarli o per non usarli perché sono invadenti o poco precisi. E il loro aiuto è prezioso e lo si richiede ogni volta che si può. L'altra buona notizia è che sono disponibili di serie già dall'allestimento base. Brava Mazda, così si fa veramente sicurezza. Per capire se la Mazda CX-30 può essere l'auto che fa veramente al caso nostro, non resta che analizzare i prezzi, ma siccome il listino ormai ci dice troppo poco o praticamente niente, noi vi racconteremo molto di più. Il prezzo ufficiale sarebbe di oltre 31.000 euro, non pochi, ma con un'auto da rottamare in questo periodo si possono avere fino a 4.500 euro di contributi statali. La versione consigliata da automoto.it? Sicuramente la Skyactiv-G 150 cavalli Executive. Ha tutto quel che serve davvero e costa un po' meno del top di gamma. Con questo allestimento si trovano auto reali, quindi in vendita nuove, già a partire da 21.000 euro. Si può anche avere una rata che parte da 239 euro al mese e, siccome non ci sembrava abbastanza, abbiamo calcolato anche il costo totale di mantenimento per il primo anno di vita, escluso il carburante, meno di 750 euro. E a voi è piaciuta la Mazda CX-30? Prendereste lei oppure una delle sue concorrenti? Raccontatemi tutto, come al solito, se lo vorrete, nei commenti qui sotto. Io adesso vi lascio al mitico pagellone di automoto.it. Ciao da Matteo Valenti, alla prossima auto.